Ciao a tutti amici e amiche di Outcast.it, sono Pacione e vi do il benvenuto in una nuova puntata di Sala Giochi. Quest'oggi parleremo di Tamarin, titolo sviluppato da Chameleon Games. Tamarin è un titolo abbastanza particolare per quanto riguarda il suo genere, non è inquadrabile e ascrivibile a un singolo genere in quanto non mischia omogeneamente le fasi shooter in terza persona con le fasi platform. Dunque diciamo che all'interno del gioco ci saranno delle fasi platform e delle fasi da shooter. Se vi può consolare, basti sapere che Chameleon Games è composta per la gran parte da ex dipendenti Rare e il titolo, più che somigliare a un Banjo-Kazooie, somiglia più a un Jet Force Gemini. Ma visto che ci ha lavorato gente che sa quello che fa per quanto riguarda i platform 3D, cosa c'è che è andato storto in Tamarin? Partiamo innanzitutto col parlare delle fasi platform, che dovrebbero essere il fiore all'occhiello di questa produzione. Sebbene i movimenti alla fine possano andar bene, anche se devo dire che ho notato una certa poca precisione per quanto riguarda i salti in lungo piuttosto che arrampicarsi verso l'alto, ma i problemi più grandi di queste fasi platform sono assolutamente due. Il primo è la telecamera, che impazzisce un po', come succedeva dopo tutto anche nei classici del Nintendo 64. A volte si incastrava la telecamera per un semplice fatto che o era la potenza hardware o comunque erano le prime volte che si sperimentava con il 3D, dunque alla fine ci stava che la telecamera si incastrasse un pochino, rischiando di magari farci perdere un bel po' di vite contro qualche nemico. Specialmente questo avviene negli ambienti stretti, come appunto veniva in precedenza con i giochi del Nintendo 64. Tuttavia trovo che nel 2020 avere questi problemi sia un attimo inaccettabile, per il semplice fatto che del tempo è passato e i platform 3D sono comunque andati avanti. Capisco che non è un genere assolutamente di successo, nel senso che alla fine di grandi produzioni con un grosso valore si può riscontrare solamente Super Mario, che ha portato avanti la bandiera dei platform 3D fino ad oggi. Magari possiamo metterci qualche titolo PS2 come Jack, ma sostanzialmente i platform 3D sono, diciamo, quasi esclusiva Nintendo, ad esclusione di qualche indie non poi così convincente come le avventure di Super Mario, per l'appunto. Però tuttavia non trovo accettabili che ci siano questi problemi con la telecamera nel 2020. Un altro problema, ragazzi, concerne all'esplorazione dei livelli platform. Il problema fondamentale è che in questo Tamarin gli sviluppatori hanno voluto fondere diversi generi tra di loro, non riuscendoci appieno, perché Tamarin è anche un Metroidvania. Il problema fondamentale è che quando tu esplori gli ambienti in 3D non hai né mappa né tantomeno qualche indicatore che ti indica dove andare. Dunque praticamente si gira, si vaga per molto tempo all'interno di questi livelli, che peraltro sono tutti molto uguali. Dunque sostanzialmente non si può applicare nemmeno l'orientamento che potresti applicare su un The Witcher o comunque un Red Dead Redemption 2 senza mappa, ovvero ragionando per punti sulla mappa, particolarità di quel luogo, rocce alte, foreste di alberi, eccetera. Non si può ragionare così perché è praticamente tutto uguale, è tutto un susseguirsi di pianure e cunicoli, e i cunicoli tra l'altro sono molto simili tra di loro e hanno una varietà di uscite assurda, e dunque questo rende complicate oltremodo le fasi platform. Oltre a quello, che comunque sia è un grande problema di metà del gioco, il grosso problema veramente enorme sono le fasi shooter. Le fasi shooter non sono divertenti e ricalcano, secondo me, abbastanza da vicino quello che era Jet Force Gemini,
che se da una parte era accettabile nei giochi del Nintendo 64, non è più accettabile al giorno d'oggi. Sostanzialmente nelle fasi shooting il gioco si trasforma in un third person shooter, levandoci tra l'altro delle abilità che noi avevamo nelle fasi platform, e questo secondo me è molto negativo, perché tu in un certo punto di gioco, in certe fasi, modifichi le regole di game design del gioco, andando a disorientare peraltro il giocatore. Questo secondo me è uno dei grandi no del game design, per il semplice fatto che A, spezzi l'immersione, B, non credo che una pistola molto piccola impedisca a una scimmietta di saltare. Peraltro, intendiamoci, non che sia plausibile una scimmietta che impugni una pistola e inizi a sparare. Però questo è un altro tipo di discorso e non c'entra con la coerenza del game design, secondo me. E un altro problema delle fasi shooting è il sistema di mira, che è veramente improponibile. Ci sono dei nemici che sono tipo delle navicelle alla Space Invaders, che non avranno una mira singola, avranno una mira unica. Sono elementi, diciamo, è un nemico composto da 9 elementi. E per spostare e prenderli, ragazzi, è veramente complicata la cosa, perché si deve inclinare di poco la levetta analogica in modo tale da mandare la mira solo su uno di queste 9 parti, e è veramente non funziona. Le uniche cose che su Tamarin funzionano sono il design del personaggio principale, che è veramente carino, e la colonna sonora, che si può dire è il maggiore pregio del titolo, e tra l'altro composta da un David Wise ancora in forma. Purtroppo però il titolo non offre nient'altro oltre questi 2 pregi. Tamarin sarebbe stato un gioco veramente eccellente negli anni 90, a tutti gli elementi che servivano per sfondare durante quel decennio, perlomeno nella seconda parte degli anni 90, quando i titoli in 3D si sono affermati. Tuttavia non si è schiodato da quelle meccaniche, e questo ha portato dietro una serie di difetti, come ad esempio la telecamera, ma anche un sistema di mira poco convincente rispetto a altri third person shooter nel mercato, e anche la scarsità di elementi per orientarsi nella mappa. E questo fa sì che Tamarin sia un gioco altamente ingiocabile, nel senso che si faticherà veramente molto a portarlo alla fine per questi grossi ed enormi difetti. Da Pacione è tutto, ci sentiamo al prossimo Sala Giochi. Thank you.